E andiamo dagli Protas. Allora, quando sento Gigi, mi viene subito in mente che in questi giorni lo sto vedendo tanto perché stiamo preparando il promo, eccetera. Vi ricordo che dal 15 novembre comincia The Voice Kids. Abbiamo dei ragazzini al bacio. Al bacio. Bravissimi. Al bacio, al bacio. E poi, insomma, noi siamo la stessa compagnia di giro e matti e divertenti. Allora, oggi facciamo le chitarrine con ragù di polpette. Esatto, polpettine semplici. Abbiamo portato un po' di tradizione abruzzese e napoletana. E anche oltre al sole. E anche la famosa portato. Chitarra, vedete? Esatto. Caso mai facciamo due canzoni. Sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz. Ecco, questa una volta ho provato a usare anche questa e poi gli davo le bastonate perché non riusciva a scendere. No, è vero, ecco, che sempre un'altra mia cucina. Ti racconto un po' gli ingredienti. Dai, raccontami allora, gli ingredienti così le signore possono fare che... Cipolla, uovo, macinato di vitella e di manzo con un po' di grana facciamo le polpette. Poi abbiamo la ricotta e i pelati che faremo il sugo. Ricotta e pelati, poi ti spiego il perché. Mentre per la pasta... 100 di farina 00, 100 di semola e 2 uova, un pizzico di sale. Ok. Naturalmente, già ci siamo portati noi avanti. Noi ce l'abbiamo già. E lui? Già. Io inizio a fare il sugo, Antonè. Olio, vado di cipolla tagliata molto sottile, la faccio sciogliere, la faccio proprio sudare in padella. Questa volta non utilizzo l'aglio, vado con un soffritto un poco più dolce, più parsimonioso, ok? Quindi gli faccio una base di cipolla, il classico, come anche noi facciamo il ragù fatto con i pezzi di carne, però in questo caso, come la tradizione si rispetta abruzzese, facciamo le polpettine. Io sono molto legato a questa terra, anche all'Abruzzo, perché ci vado spesso, come tu ben sai. Lo so, tu vai, vai a sciare. Esatto, e adoro tantissimo anche questo formato di pasta. Quindi andiamo con i pelati, che in questo caso andiamo a sgranare. Tanti napoletani vanno a sciare, vero, in Abruzzo? Sì, proprio... sì, tantissimi. Vado a sgranare con la forchetta. Sì, Mattio no? Sì. Ah, non sei però tanto appassionato di freddo e di montagna tu? No, più per il mare. Lui più per il mare, si vede. Invece papà adora la montagna. Papà si va a fare la vecchiaia, mo tra poco in montagna. Come la vecchiaia? Ma sì, altro po', Ti ricordo che io sono... Sta sulla strada... Ma quanti anni hai, scusami adesso, Mauro? Ma io sono sempre giovane, io ho 46 anni, non è che... 46 anni, che va a fare la vecchiaia? Noi dovremmo... Io... No, tu anche. Ma io ne ho 49. Esatto. E io dove dovrei andare allora? Cioè, Mattia, gioca al jolly, perché? Gioca al jolly, ha ragione la Marsella. Allora, io rubo un po' di basilico, vado a profumare la salsa, ci metto un po' di sale e poi inizio a modellare le polpette, ok? Quindi hai messo cipolla, pelati e basilico, sì, ok. Un po' di sale. E noi invece partiamo con la chitarra. Sono avanti, no? Facciamo vedere come ne stendiamo con questa chitarra. Certo, è quello di che spaghetti, bello. No? Esatto. Per la pasta, solito procedimento, mettiamo tutti gli ingredienti insieme, quindi 100 di semola per dare struttura, no? Per renderla più rustica. 100 di farina, 2 uova, un pizzico di sale, li lasciamo lavorare insieme, lo lasciamo riposare in frigo per una mezz'oretta e poi lo lavoriamo. Stendiamo le nostre sfoglie, in questo caso... La cosa importante è non andare a sbordare sopra la chitarra, no? Di renderle si proprio scorda. Per... Così. Sta zitto. Se no si scorda. Sta zitto. E le andiamo a lavorare. Ci aiutiamo con un mattarello. In questo caso io vado a mettere pure un po' di semola sotto, in modo che dopo non si attacca sotto. Mm. La metto e la vado e vado a suonare. E canta, canta, canta. In questo caso, a casa, per chi non tiene la chitarra, e fa come mandolino e si fa una canzone, no? Oppure fa le pappardelle. In questo caso, vedi? Vai Matti, vai. Andiamo a decidere. Siamo andati raccomandati a cantare una volta. Sì, come no? Tanti ecco anni qua, fa. Vedi? Da caldo. Ancora un po' di semola e le lasciamo cadere così. E brava Matti. Bravo. Le andiamo a... raggruppare e andiamo a fare il procedimento per tutte le sfoglie. Certo, ok, fanne ancora perché ci abbiamo anche fatto. Anche perché ci siamo portati avanti, l'hanno fatto fuori. Dovete farlo. Allora, vieni vicino a me. La chitarra, io vado a vedere il sughino. Allora, in questo caso noi abbiamo messo sia il macinato di manzo che il macinato di vitello. Non metto pane, solitamente le polpette si fanno con il pane, però in questo caso io voglio... lasciare la polpetta. Metti l'uovo, sì. Esatto, metto l'uovo perché mi serve per legare, per ammorbidire. E poi gli vado a mettere in questo caso la noce moscata. Quindi le vado a profumare per bene con la noce moscata. Gli andiamo a mettere un po' di sale. E
andiamo a mettere il grana che sta qui. Questo ci va, questo assolutamente, perché comunque dà sapidità e dà anche omogeneità allo stesso impasto. E inizio a modellare l'impasto. Io mi sono preparato una ciotolina con l'acqua, perché l'acqua mi servirà un po'. Se voi vi bagnate le mani avrete sicuramente il risultato ottimale, perché saranno tutte uguali e le riusciremo a modellare in maniera quindi perfetta. Tu le lasci morbide così? Le lascio morbide, perché pane non ce l'ho, sai non perché? Perché poi tanto c'è il pan grattato. A parte quello, però, se voi non volete friggere, in questo caso io le friggo perché mia nonna le friggeva, tante scuole di pensiero le friggono, perché diciamo il fritto è messo per il sughetto e ti dà una modalità un poco più rustica, no? Però okay. Se non le vuoi friggere... Però se non le vogliamo friggere le mettiamo direttamente nel sugo, quindi un po' di sugo in più con il coperchio, in modo tale che cucinano anche in superficie, e le facciamo andare avanti per una ventina di minuti. Questo sughetto può andare in cottura per circa 10-12 quindi minuti, quindi se non volete friggere, tenendole così morbide, le mettete direttamente nel sugo e vanno da sole. Assolutamente, vedi? Anche questa io è una bella idea. Man mano mi bagno le mani, guarda, si vanno a modellare proprio in maniera perfetta, vedi? Non ci sono increspature, le potete fare un po' poi più piccole, un po' più grande, tanto se sono fatte a mano è chiaro che non saranno mai tutte uguali. Esatto. Noi le friggiamo, ma possiamo mettere direttamente nel sugo. Le andiamo a tuffare da prima all'interno dell'olio e poi le andiamo a mettere all'interno del sughetto. Sugo. Okay? Oppure le mettete da crudo all'interno del sughetto. Cosa sta mangiando? No, aiuto io. Va bene. Oh, diglielo che aiuto. Intanto qua abbiamo fatto le nostre chitarre. Perfetto. Io consiglio sempre di andarle veramente a pareggiare, perché se si incastra da questa parte poi dopo si rovina, è peccato. Quindi vedi, io vado a tagliare poi, anche perché dopo questa la possiamo riutilizzare, vedi? Certo. Meglio farla più corta in modo che entra. Esatto, in modo che entra deve anche stare. Perché quando anche perché andiamo a stendere si allunga la sfoglia. Antonè. Sì. Io poi ho portato pure la ricotta, perché noi quando facciamo diciamo il pomodoro oppure il ragù con i pezzi di carne, solitamente a Napoli siamo soventi a mescolare la ricotta proprio all'interno del sugo quando vai a mantecare i maccheroni. In questo caso ci andiamo a fare dei piccoli spuntoni in superficie. Io gli metto un po' di sale, gli vado a mettere un po' di olio. Matti, mi passi un po' di maggiorana per cortesia. Un po' di maggiorana, ok, vado a profumare e ci faremo dei piccoli spuntoni. Inizia a calare la pasta che andrà giusto per qualche minutino, quindi gli vado a mettere un po' di foglioline all'interno e vado a mescolare per bene e raccolgo all'interno di un sacco a poscio. Lo mettiamo sotto prima che andiamo a servire la chitarra, quindi sul fondo del piatto, che in modo tale che darà anche calore alla stessa ricotta, quindi si scalderà appena appena e potremo poi servirla in maniera ottimale. Oppure la possiamo dare anche questo contrasto mettendola fuori e con l'aiuto di un sacco a poche, in questo caso eccolo qua, che vado a farcire. Mettiamo un po' d'acqua qua, ecco qua, vedi? Parto questa. Ci abbiamo ancora un po' di polpettine che andiamo ad aggiungere. Vai Matti, va. Vai, manteca. Quindi vado a raccogliere la ricotta all'interno del sac à poche, ma se preferite potete anche metterla direttamente sul fondo della ciotola e andare poi giusto al centro tavola. Ecco qua. Bravo. Così puliamo, vedi che noi siamo persone. Top. Vai Mattia, alza la pasta. Eccoci. Alfio, non toccare nulla, No. Bravo a pulire io più che a cucinare. Allora, quindi la ricotta, tu hai detto, possiamo mettere nel fondo del piatto, naturalmente noi l'abbiamo messa nel sac à poche perché loro sono cuochi, ma poi... Bella questa idea delle polpettine che possono essere fritte o direttamente tuffate. Questa, Antonè, se non la pasta fresca, 3-4 minuti... Pasta fresca, 4 minuti è pronta. Vieni Matti. Vedi? E andiamo. La caratteristica di questo piatto, quando è così semplice, è proprio di fare la pasta fresca, che... Assolutamente. Ne vale la pena, Ok. Ecco qua. Mettiamo un bel piatto abbondante, perché sai che quando siamo in tante, quindi non lasciamo niente nella padella che poi va sprecato. Ci mettiamo, ma mettiamolo nel piatto. Vai Matti, vai. Manteca in piatta, ci mettiamo un po' di basilico a finitura e io metto un po' di ricotta. E impiattiamo e dai. Guarda che meraviglia. Vai all'Antonella. All'Antonella. Come piace a te, Come piace a me. Cioè
l'abbondanza, che non ha mai fatto carestia, ecco qua. E questa è la ricotta, il tocco finale delle chitarrine con ragù di polpette degli Improtas.